Passiamo all'oggetto numero 3, Prosperis di Umberti, ed è stato di attuazione della legge regionale 10 del 23 giugno 2021. Prego, vicepresidente Bettarelli. Grazie. Ma l'interrogazione è per fare chiarezza, avere qualche aggiornamento rispetto ad una legge quadro che abbiamo votato ormai quasi 7 mesi fa, erano 6 al momento in cui avevo scritto l'interrogazione, siamo arrivati quasi al 7° mese, rispetto ad una legge che abbiamo votato in quest'Aula all'unanimità, quindi anche le forze di minoranza hanno votato a favore dell'applicazione di questa legge, e che aveva come arco temporale per trovare la sua completa applicazione 12 mesi, che quindi diciamo si stanno lentamente ma inesorabilmente avvicinando alla scadenza. E quindi rispetto alla impostazione di questa legge, che ripeto sostanzialmente è condivisa, tant'è che è stata votata da tutti, e a fronte del fatto che si sono susseguite anche delibere importanti che vanno appunto nell'ottica dell'applicazione di questa legge da parte del Comune di Umbertide, la Giunta Comunale ha applicato quello che era di sua competenza, deliberando con delibera numero 176 del 26 agosto e con successiva delibera di Giunta 194 del 21 settembre, ha fatto, quindi ha compiuto tutti gli atti propedeutici giustamente nell'ottica dell'applicazione di questa legge, visto anche che io sia in fase dibattimentale che poi, quindi durante il Consiglio di giugno, che poi in sede di commissione ufficialmente avevo chiesto più volte la rendicontazione, l'aggiornamento in sede di Consiglio, in sede di commissione rispetto allo stato di avanzamento delle attività, delle azioni svolte dalla Regione e quindi di concerto con l'ASL, visto che l'Istituto Prosperis comunque è un istituto importante che, come ben sappiamo, garantisce 112 posti letto e 120 posti di lavoro, quindi con questa interrogazione sono semplicemente, tra virgolette, semplicemente perché sono trascorsi 7 mesi senza aver avuto alcun aggiornamento diversamente da quello che avevo richiesto. Quindi vorrei cortesemente sapere quali sono gli atti, le azioni compiute dalla Regione in accordo con l'ASL per garantire la continuità del servizio erogato da Prosperis, per sapere appunto quello che è stato fatto, quello che c'è da fare e quali sono i tempi, proprio perché la legge regionale prevedeva 12 mesi a far data dal giugno del 2021. Grazie. Grazie vicepresidente, chiedo silenzio in aula per favore perché il brusio è fastidioso. Prego assessore Coletto. Grazie presidente. Dopo complesse trattative tecniche evidentemente con i soci di maggioranza privata dell'Istituto Prosperius, l'azienda sanitaria Usumbria 1 ha acquisito in data 18/10 dello scorso anno la disponibilità da parte dell'amministratore delegato del suddetto socio di trasferire senza oneri da parte delle proprie azioni ai soci di parte pubblica, in modo tale da garantire agli stessi la maggioranza del capitale sociale della società. Quindi abbiamo dato continuità a quello che è il dettato della norma. C'è stato il passaggio, io aggiungo finalmente, dopo decenni, della maggioranza, e nel rispetto di quella che è la norma nazionale, della maggioranza che è sempre stata privata, e la cosa è assolutamente anomala all'interno di una sperimentazione, verso il pubblico. Stante quanto sopra, è stato attivato un apposito tavolo tecnico tra tutte le parti che ha portato al raggiungimento dei seguenti punti preliminari di accordo. La maggioranza azionaria in capo ai soci pubblici con l'ingresso di un nuovo socio privato minoritario. Previsione di governance attribuita ad un consiglio di amministrazione a maggioranza pubblica, presieduto da un soggetto nominato sempre dalla parte pubblica. Previsione di un collegio sindacale con maggioranza pubblica, presieduto da soggetto nominato sempre da parte pubblica. Previsione di nomina di un amministratore delegato nominato dal socio di minoranza, con autonomia gestionale definita nello statuto, quindi con tutte le garanzie, per quanto riguarda la parte pubblica, è sottoposto al controllo del Consiglio di amministrazione in conformità ad altre realtà presenti nel territorio nazionale. Altre sperimentazioni sanitarie
sono strutturate in questa maniera e funzionano. Definizione conciliativa di tutti i contenziosi in essere, sia quelli relativi ai diritti reali e ad altre fattispecie gestionali. Quindi noi riprenderemo in mano la gestione da parte pubblica con un'azienda completamente pulita rispetto a quelli che potevano essere i contenziosi in atto. Ad oggi, come formalmente comunicato dall'azienda sanitaria della Regione dell'Umbria, è stata acquisita in adempimento alla legge regionale, valida ad ogni effetto di legge formale, comunicazione da parte della società Prosperius, che si impegna a cedere parte delle azioni ai soci di parte pubblica nella misura necessaria alla determinazione della maggioranza pubblica, contestualmente alla cessione del nuovo pacchetto di minoranza al nuovo interlocutore privato scelto nel rispetto dei canoni del diritto civile. Grazie. Grazie Assessore, prego Vicepresidente Bettarelli per la replica. Sì, grazie. Come dire, la risposta, le delucidazioni rispetto a quanto fatto dopo quasi 7 mesi mi sembrano un po', come dire, lacunose, nel senso che ci viene ridetto sostanzialmente quelli che erano i principi di una legge che, ripeto, abbiamo votato all'unanimità, che aveva dei tempi di applicazione di 12 mesi. Novità le ho trovate rispetto alle modalità di gestione, che comunque mi sembrano vaghe, nel senso che sono delle modalità che evidentemente vanno trovate in accordo per il buon funzionamento di Prosperius, vanno trovate in accordo con l'eventuale socio privato che si fa carico di acquisire le quote e di passare contestualmente da maggioranza a una quota di minoranza. Quindi io ribadisco che continuerò a sollecitare nelle sedi opportune, da qui alla naturale scadenza dei 12 mesi, ulteriori aggiornamenti, solo ed esclusivamente nell'interesse del servizio erogato, dei lavoratori, e assolutamente in alcun modo mi interessa chi sia il socio privato e chi gestirà in maniera appunto di minoritaria la Prosperius, perché ritengo che il nostro dovere sia quello di garantire i lavoratori e il servizio indipendentemente da chi questo socio privato sia e sarà. Quindi l'impegno rispetto ad una risposta che ho trovato un po' vaga e che mi prende quello che già da febbraio richiederò ancora una volta alla Presidente Pace, che in questo momento insieme al collega Squarta non è in aula, ma quindi chiederò ulteriori aggiornamenti rispetto allo stato di avanzamento nel solo ed esclusivo interesse del servizio e dei lavoratori. Grazie. Grazie Vicepresidente. Comunico all'Aula che l'oggetto numero 4 non verrà discusso a causa dell'assenza giustificata del consigliere Meloni. Passiamo quindi all'oggetto numero 5, lo stato dei lavori della pista ciclabile Spoleto-Assisi e gestione della manutenzione. Prego consigliere Pastorelli per illustrazione, risponde poi l'assessore Melasecche. Sì, grazie Presidente. Torniamo a parlare dopo circa un anno dello stato dei lavori della pista ciclabile Spoleto-Assisi. Allora, pista ciclabile, vorrei ricordare che Spoleto-Assisi, oltre a unire due importanti città legate da bellezze storiche artistiche ed ispirate quindi dai valori spirituali del francescanesimo, è un percorso lungo 50 chilometri circa che collega i territori di comuni quali Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi, Montefalco, Foligno, Bevagna, Cannara ed Assisi. Nel corso dell'assemblea, ricorderete tutti, dell'assemblea del 26 gennaio 2021, l'assessore competente, rispondendo in merito all'avanzamento dei lavori della pista ciclabile Spoleto-Assisi, nel tratto di circa 2 chilometri tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli, in quanto non erano stati ultimati a regola d'arte i lavori di conclusione dell'opera, ipotizzava, riguardo al completamento degli stessi e per il ripristino di tutti i tratti di pista danneggiati, un tempo necessario di circa un anno. Visto che il percorso della pista ciclabile è stato a lungo caratterizzato da chiusure,
conseguente al lavoro di ripristino per vizi e difformità dell'opera, con presenza di transenne ed appositi segnali, il che peraltro non sempre ne ha impedito e scoraggiato l'utilizzo, anzi, tutt'altro, con tutti i pericoli conseguenti. Il Consorzio di Bonificazione Umbra ha di recente affermato a mezzo stampa di essere stato incaricato dalla Regione Umbria in qualità di concessionario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori a carico del finanziamento regionale della pista ciclabile Spoleto-Assisi, che in vero l'opera è stata realizzata e consegnata dal Consorzio della Bonificazione Umbria alla Regione Umbria nel 2015. Aggiungendo lo stesso, non è mai stato individuato come soggetto affidatario della gestione dell'opera e che, pertanto, non ha alcun obbligo né di esecuzione di manutenzione straordinaria né di esecuzione di manutenzione ordinaria sul tracciato, parte del quale in sede propria su viabilità secondaria. Quindi, preso atto che il Consorzio di Bonificazione Umbria, ribadendo la propria non competenza relativamente alla manutenzione della pista ciclabile in oggetto, ha inoltre affermato a mezzo stampa che, perdurando l'attuale situazione e il degrado dell'opera, che è facilmente visibile dalle numerosissime foto rinvenibili sulle pagine social locali, potrebbero addirittura rendere necessaria la chiusura di alcuni tratti non più percorribili in sicurezza. Problema che avrebbe più volte segnalato alla Regione con varie missive, dal 2009 al 2020, precisando in particolare che la lettera del 24 agosto 2015 è stata firmata insieme con il Presidente del Consorzio della Bonificazione Umbra anche dai sindaci dei comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Montefalco, Spoligno, Spoleto e Trevi. Considerato che la pista ciclabile Spoleto-Assisi costituisce un fiore all'occhiello della nostra regione in quanto importante opera verde ed ecosostenibile che ben qualifica e rappresenta l'offerta turistica del territorio umbro e che merita pertanto una manutenzione certa, puntuale ed efficiente, interrogo l'assessore a infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e politiche della CASA per conoscere lo stato dei lavori sulla pista ciclabile Spoleto-Assisi ed altresì le risultanze e gli intendimenti in merito alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa. Grazie Presidente. Grazie Consigliere. Prego Assessore Merasecche. L'opera in parola collega le località di Assisi con Spoleto, lungo le valli Umbra e Spoletana, toccando i centri urbani di Cannara e Bevagna, oltre ai più piccoli che ha citato prima il consigliere, il cui ultimo tratto è costituito dalla pista ciclabile Rivotorto Santa Maria degli Angeli, che collega l'omonimo santuario con la locale stazione ferroviaria. A seguito di un accordo di programma tra Regione dell'Umbria, ente finanziatore, Comune di Assisi, ente beneficiario dell'opera, Consorzio Bonificazione Umbra, ente attuatore, accordo di programma che risale a qualche lontano anno orsono, si è avviata la costruzione di quest'ultimo tratto, ma durante i lavori, ancor prima che l'opera fosse completamente conclusa, sono comparse vistose fessurazioni della superficie pavimentata. A seguito delle indagini condotte dal Consorzio nel periodo da settembre 2020 a dicembre 2020, sono emerse difficoltà di realizzazione sulla base delle quali è stato avviato dal Consorzio il processo per il ripristino da parte dell'impresa esecutrice. Processo ancora in corso di definizione completamento, la cui conclusione dovrà essere a breve definita. Riguardo allo stato di manutenzione, ho parlato io personalmente con il Presidente del Consorzio, tornando all'argomento diciamo di corretta conclusione dei lavori dell'epoca. E su questo ci sono dei problemi, perché l'impresa non ha eseguito in maniera corretta, il Consorzio deve pretendere a tutti i livelli dall'impresa la corretta esecuzione, purtroppo sono quelle cose che vengono da lontano, in cui c'è la confusione fra l'aspetto della regolare esecuzione dell'opera con la manutenzione, perché dopo 6-7 anni è chiaro che gli aspetti manutentivi si vanno a confondere a livello giuridico, a livello tecnico, con quelli relativi alla mancata corretta esecuzione dell'opera.
Riguardo allo stato di manutenzione del restante tratto da Rivotorta a Spoleto, dopo molti anni dalla sua realizzazione, emerge la necessità di provvedere ad una manutenzione annuale che detenga in efficienza la rete sede viaria e la relativa segnaletica. Dopo essere venuta meno la disponibilità del Consorzio della Bonificazione Umbra, problema però, ripeto, è di tutta la rete regionale, perché ne abbiamo parlato varie volte in giunta, occorre assolutamente affrontare questo problema, perché realizzare ciclabili, cammini e sentieri e non provvedere in maniera organica alla loro manutenzione comporta la perdita di tutti gli investimenti fatti, comporta un'immagine non opportuna di un'Umbria che invece stiamo dando, per cui occorrerà metter mano a situazioni chiare dal punto di vista del bilancio, dal punto di vista dell'organizzazione, stabilendo se saranno i comuni a farsene carico, prima ipotesi, se saranno i consorzi a provvedere, se sarà l'AFOR, perché su questo anche l'AFOR, che ha una capacità tecnica organizzativa con dipendenti e mezzi, occorre definire, è chiaro che si tratta di assumersi responsabilità e soprattutto di farsi carico delle conseguenze economico-finanziarie. Questo è l'argomento che riguarda, ripeto, tutto il quadro dell'Umbria, in particolare il tratto di cui parla l'interrogazione. Quindi il Consorzio ha praticamente, in assenza di un incarico formale e formalmente retribuito, si è in qualche modo frenato e si è tirati indietro, per cui stiamo cercando di comprendere quale delle tre soluzioni, o altre ancora, volontariato, ma qui bisogna, purtroppo sono tempi in cui il volontariato c'è, ma è già impegnato notevolmente su altri fronti, quindi come definire a livello organico per l'intera regione l'intera materia. Per l'infrastruttura sono inoltre disponibili risorse finanziarie per 800.000 euro necessarie al miglioramento dell'accessibilità e per il collegamento di questa con i centri urbani della valle, così da fare una vera e propria ossatura principale del sistema ciclabile di visita ed esplorazione del territorio. Tra le opere previste ci sono infatti la passerella ciclabile sul Mar Roggia a San Giacomo di Spoleto, l'abbattimento delle barriere architettoniche alla confluenza del torrente Attone con il fiume Topino a Cannara, il miglioramento della viabilità secondaria interessata dal tracciato e l'adeguamento del ponte sul fiume Clitunno a Bevagna, oltre a interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti particolarmente danneggiati a Trevi e Foligno. In aggiunta il miglioramento della sicurezza delle intersezioni stradali e la realizzazione di una rete di collegamento con i centri urbani da realizzare con apposizione della segnaletica di orientamento su viabilità locale a bassa intensità di traffico, così che si possano raggiungere in sicurezza i principali centri urbani della valle. Anche in questo caso la Regione sta procedendo alla valutazione del soggetto a cui affidare la realizzazione di tali interventi, ricercandolo tra le amministrazioni locali o le società partecipate. Grazie Assessore, prego Consigliere Pastorelli. No, innanzitutto ringrazio l'Assessore per la esaustiva risposta, che mi soddisfa ovviamente nella quasi totalità per quanto riguarda il quadro che lei Assessore ha appena fatto, che è un quadro, come ricordava, che viene da molto lontano e quindi le responsabilità sono ovviamente da afferire ad altri e nessuno solleva responsabilità nei suoi confronti. L'unica preghiera che le faccio Assessore è che ovviamente lei ha parlato anche degli 800.000 euro, no, che ci sono a disposizione, che verranno comunque giustamente investiti nei tratti che appena lei ha citato, ma io non so se lei è stato mai sul tratto a vedere il tratto dove io sto indicando tra Rivotorto e Santa Maria. Bene, verrà con me, così almeno ci andiamo insieme Assessore, e parliamo che è proprio in vista, è sotto Assisi, è quel tratto che comunque ha una cornice, no? Che dovrebbe essere il tratto forse manutenuto nella migliore
delle opzioni, ma che invece ha il degrado più assoluto, perché la pista diciamo, ha delle fessurazioni incredibili, le erbacce altissime che stanno nascondendo quasi la pista, i dissuasori che sono quasi oramai in preda al vandalismo, quindi c'è tutta una segnale, è quasi tutto distrutto. Quindi io mi auguro, Assessore, e quindi la chiedo anche a lei di fare un pochino di pressione, che questo processo, che anche lei ha ricordato, in via di definizione tra il consorzio di bonifica e l'azienda che comunque deve garantire i lavori a regola d'arte, possa addivenirsi a una soluzione in brevi tempi. Grazie.